Allora, tutto in 90 minuti, la partita davvero delle partite di questa stagione, la presentiamo con Giovanni Colella, il mister. Credo, mister, davvero c'è molto poco da dire se non dare il forse 110% e guardare solo al vostro risultato, chiaramente, giusto? Ma secondo me non cambia molto dal resto delle partite che abbiamo fatto. Non ci vedo un significato particolare, se non che è l'ultima e che siamo a pari col Cuneo, ma insomma il nostro impegno dal nostro punto di vista deve essere sempre lo stesso, insomma, sempre uguale, sempre da dare il massimo senza pensare a quello che succederà dopo e basta. L'importante è anche domani è cercare di fare i tre punti. Ed è fondamentale cercare, quindi bisogna per forza comunque andare a vincere a Carpi, e questo non c'è dubbio. Beh sì, noi domani siamo costretti a cercare la vittoria, insomma. In primis per cercare la salvezza diretta, cosa alla quale ancora crediamo, e assolutamente, e male che vada per conservare quest'ultimo posto, insomma, sono due obiettivi che possono essere perseguiti solamente con la vittoria. Senta mister, se le dico che ha dei problemi di formazione in difesa, lei si arrabbia oppure no? No, vabbè, no, sì. No, fortunatamente la rosa è piuttosto ampia, quindi non sto lì a lamentarmi delle diffide, che sono una cosa normale nel calcio, va così, insomma. Sono convinto che chi giocherà come sempre darà il 100%. Un'ultima cosa, il Carpi, ecco, che squadra si aspetta e come la giudica questa squadra, che comunque non dimentichiamo la terza in classifica. Squadra molto forte, molto solida, con ottimi giocatori, anche di una certa esperienza, quindi una squadra che secondo me ha assolutamente meritato il terzo posto fino adesso e che andrà meritatamente a disputare i playoff, quindi sicuramente è un brutto cliente. Però come abbiamo detto tante volte, adesso cioè, per noi che ci sia il Carpi, che ci sia il Vignolef, che ci sia chiunque altro, l'importante è cercare di fare i tre punti. In bocca al lupo, mister. E grazie.